piano che devo fare la recensione. Ciao ragazzi, benvenuti a questa nuova puntata dei Grandi Classici Arcade, qui nella sala giochi Back to the 80s di Vintage Gamers. Il mio piccolo omaggio di oggi non è altro che un elogio al grande maestro di arti marziali, Bruce Lee. Elogio che è stato fatto anche dal videogioco che voglio presentarvi oggi, uscito nel 1984. È un picchiaduro a scorrimento orizzontale che vi vedrà affrontare parecchi nemici a colpi di Wata! Sarete dei maestri del Kung Fu e riuscirete a liberare la vostra bella? A voi, Kung Fu Master! Erano ormai passati 10 anni da quando il mondo conobbe pietre miliari come Il furore dalla Cina colpisce ancora e Dalla Cina con furore. Capolavori che avevano portato il protagonista, Bruce Lee, ad essere elogiato su tutto il pianeta come maestro di arti marziali. Molti furono gli omaggi dedicati all'americano dagli occhi a mandorla, e tra questi anche un videogioco, pubblicato nel 1984. Sto parlando di Kung Fu Master, sviluppato da Irem Corporation, un picchiaduro a scorrimento orizzontale che ti vedrà impersonare, guarda caso, un americano seguace delle antiche discipline giapponesi, il signor Thomas Keiji. Come ogni buona trama che si rispetti, l'uso delle arti marziali è a fin di bene. Infatti, a causa di Mr. X, colui che ha rapito la tua fidanzata, dovrai intraprendere un viaggio attraverso il Tempio del Diavolo, dove solo il bene può sconfiggere le arti oscure. Una volta entrato, dovrai avanzare su 5 piani. In ogni piano incontrerai i seguaci che ti attaccheranno per ucciderti, e se riuscirai a sconfiggerli tutti, dovrai affrontare uno dei 5 figli del diavolo prima di poter proseguire al piano successivo. Il gameplay di Kung Fu Master è essenziale, limitato allo scorrimento orizzontale del protagonista lungo il corridoio del livello, con la possibilità di saltare, abbassarsi e colpire con pugni e calci. La difficoltà sta nel colpire i nemici nell'attimo giusto. Un errore potrebbe voler dire essere accerchiato e subire pesanti colpi. È presente una barra di energia in alto a sinistra, che diminuisce ad ogni attacco subito, e il numero di vite a disposizione è invece indicato con il numero di volti di Thomas presenti al centro in alto. Una volta raggiunta la fine del quinto piano, si affronta Mr. X. Se il duello sarà vinto da Thomas, si ricomincia da capo, ma verrà segnato il numero di volte che si è terminato il gioco. Il gioco generò anche un sequel, uscito nel 1991, con il nome di Spartan X 2. Dovete sapere infatti che Spartan X era il nome originale del videogioco. Ma a causa dell'estrema somiglianza con il suo predecessore, se non per l'aggiunta di 2 livelli ed alcuni sprit, non ottenne così tanto successo. Una curiosità la possiamo trovare nel film drammatico Le Petit Amour, del 1987. La versione anglosassone è intitolata Kung Fu Master e nella parte introduttiva ci sono diversi riferimenti al videogioco. Voilà. In conclusione, Kung Fu Master è un passatempo divertente che vale la pena di essere giocato per più di una volta. Dopo i primi 10 calci al viso o pugni allo stomaco, ti sentirai già abile nell'arte nel Kung Fu e macinerai i tuoi nemici al colpi di Wata! Ti catturerà per qualche partita, per poi essere riposto nel cassetto dei bei ricordi. Anche per oggi la puntata finisce qui. Ti ringrazio per avermi seguito e ti ricordo come ogni giorno di lasciare un commento positivo o negativo e un bel like sulla nostra pagina Facebook o canale YouTube. Vintage Gamers, sala giochi, Back to the 80s. Ciao!